riduce il diabete, che sicuramente incide in maniera molto inferiore nei soggetti vegetariani, riduce alcuni tipi di tumore e anche, diciamo, prevede un po' il soggetto a però attenzione, finora sono stati fatti su popolazioni particolari che per ragioni etiche e religiose adottano stili di vita molto sani, quindi non fumano, non bevono, fanno attività motoria. È difficile enucleare l'effetto dieta rispetto agli altri effetti. Le parole d'ordine sono come sempre la varietà e l'equilibrio dei nutrienti. Chi non è vegano può sostituire ad esempio le proteine della carne con quelle presenti nel latte, formaggio e uova. Ma esistono anche proteine vegetali che possiamo trovare nelle verdure, nei legumi o in alimenti come la soia, la pasta o il pane. Sono proteine ad alto valore biologico, però anche nel mondo della dieta vegetariana possiamo avere dei mix equivalenti. Per esempio, la pasta abbiamo proteine di legumi, però non piangi io, insieme diventano proteine di legumi. Mi puoi aiutare con porzioni di legumi? L'aiuto di un esperto come il nutrizionista può essere una guida fondamentale. In questo caso le carenze maggiori da compensare sono il ferro, il calcio, l'omega 3. Ho detto sarà così morta. Non solamente l'abolizione di ordine generale può causare una grave carenza della 12, mentre invece il ferro lo possiamo trovare anche nella frutta secca, per esempio nelle noci. Certo, un ferro che si assorbe molto di meno, per cui occorre molta attenzione. Va bene, piace, ciao. Presente nel pesce, ma che la dieta vegetariana può essere sostituito dai latte che lo contengono di origine vegetale. Io freddo. La boschetta con il cavolo di padovano e la posizione. Da sfatare il mito di una cucina vegetariana punitiva in sapore, tante ricette gourmet, l'aspetto di questo piatto, ad esempio, potrebbe... E guarda la nostra vicina che è vegetariana. E invece è della soia, sono semi di soia idratati, e tutto...